Ciao a tutti e bentornati! In questa brevissima video lezione cercheremo di chiarire un concetto chiave per affrontare la terza declinazione latina, ovvero i sostantivi parisillabi e imparisillabi. Che cos'è questa distinzione e a cosa serve? Allora, intanto cerchiamo di definire che cosa sono i termini parisillabi e che cosa sono invece i termini imparisillabi. Le parole parisillabe sono quelle che hanno lo stesso numero di sillabe al nominativo e al genitivo della declinazione. Un esempio è la parola civis, civis, cittadino, civis, civis. Oltretutto la forma è identica sia al nominativo che al genitivo. Essendo che questa parola ha lo stesso numero di sillabe al nominativo e al genitivo, significa che è una parola parisillaba. Al contrario, le parole imparisillabe sono quelle che hanno un numero diverso di sillabe al nominativo e al genitivo della declinazione. Vi faccio un esempio. Consul, consulis, cioè il console. Da due a tre sillabe c'è un passaggio, quindi consul, consulis è un sostantivo imparisillabo. Mi raccomando, identificate con chiarezza se un termine è parisillabo o imparisillabo perché sapete bene che la terza declinazione è composta da una serie di gruppi e quindi è indispensabile identificare se un termine è parisillabo o imparisillabo per capire a quale gruppo appartiene e quindi per riuscire a declinarlo correttamente.